No, tutti e tre li prendo. No, questo qui è quello che lo è. Scusate, lui è magnolo, giusto? 50 pollici. Massimo, benzina. Inizio. Stasera Corona questo scorta. Che ma che è Giuliano? Cos'è il corno? Buonasera a tutti, siamo in diretta dall'SD Magnum e sta iniziando il primo turno dell'incontro fra le squadre dell'SD Magnum e la Casa Rossa di Morata di San Marino. Questa prima sera di campionato 2023-2024, questo incontro fa parte della serie B, il girone B, quindi buon campionato a tutti e andiamo a vedere l'inizio. Vi dico gli incontri che andremo a vedere. Da sinistra abbiamo Massimo Magnani per l'SD Magnum contro Mondaini. Diamo la bocciata di Magnani, nulla di fatto per lui. Proseguendo verso destra abbiamo partita a coppie, dove vediamo il giocatore della Casa Rossa, Emanuele Marini, che gioca in coppia con Mario Cenci, contro Lamberto Pedini e De Angeli, capitano dell'SD Magnum. Nulla di fatto neanche per la bocciata di Marini, mentre invece a destra l'altra partita singolo dove stanno giocando per l'SD Magnum Paolo Clementi contro Manuel Cancellieri della Casa Rossa.
Tutte e tre le prime bocciate non hanno avuto esito positivo, quindi siamo ancora 0-0 su tutte e tre le partite. Ma vediamo qua queste due. Qui abbiamo il giocatore del Magnum Magnani. È tentato di entrare a punto, ha toccato il pallino, ma l'ha spostato, è andato verso la bianca, quindi costretto a giocare anche la terza biglia. Mentre a destra vediamo Marini all'accosto. È riuscito, come anche il giocatore a sinistra Magnani, è riuscito a prendersi l'accosto. Vediamo a destra Pedini per il Magnum. Biglia che dalla brocca centrale scende, vediamo, manda anche in buca la biglia dell'avversario, quindi conquistano due punti. Chiaramente a costo rosso, ci sono due biglie a fianco pallino. Pedini, che oltre che giocatore di biliardo è un bravissimo corridore di moto, essendo stato anche più volte campione italiano. Tanto Mario Cenci è andato a punto, si è riconquistato l'accosto, mentre a destra un attimo di difficoltà per il giocatore della Casa Rossa, per Mondaini, che è costretto a giocarsi anche l'ultima biglia. Vediamo con questa riesce a inserirsi tra pallina e rossa. Ora ultima biglia in mano all'avversario. Qua nel biliardo di destra invece vediamo terza biglia per il capitano della... Oh, a cipicchia. La mano finisce in modo molto sfortunato per il giocatore della City Magnum, perché avete visto la sua biglia ha praticamente 11 punti donato all'avversario, che inoltre ha i due punti d'accosto. Quindi abbiamo Montaigne alla bocciata con 13 punti contro i 0. Mentre invece a destra un inquadrato, vi dico solo che però cancelliere bocciato. Vediamo intanto la bocciata di Mondaini, che forse torna, no, è andato vicino al castello, rimane 13-0. No, vi stavo dicendo che cancellieri nel biliardo non inquadrato ha bocciato, quindi si è conquistato 6 punti di bocciata, si è portato a 8-0 nei confronti di Clementi. Ma vediamo anche la bocciata qui a destra di Marini per la Casa Rossa. Nulla di fatto, ha rischiato il rimpallo. Qui il parziale 2-2 per ora. Intanto a sinistra Magnani si è posizionato a punto, la terza biglia bianca per Mondaini. È riuscito a scalzare via leggermente la rossa, quindi punto conquistato. E non so se è riuscito, sì, punto bianco a destra. È riuscito Magnani a riprendersi l'accosto qui a sinistra. Vediamo Pedini. No, no, non è proprio questo che devo fare, perché toccando il pallino lo manda addirittura più vicino alla bianca. Intanto piglia ad effetto di Mondaini, che ottiene l'effetto desiderato, sposta il pallino verso la propria biglia bianca. Ora vediamo l'ultima biglia di questa mano di gioco ad opera di Magnani. Se tocca il pallino lo manda verso... No, forse è riuscito invece a prenderselo. Vediamo un po'. Sì, in effetti Mondaini consegna il pallino all'avversario, che con questi due, i suoi primi due punti, quindi 13-2 il parziale.
destra invece abbiamo Cenci con l'ultima biglia bianca. La bocciata di Magnani non porta nulla, quindi si rimane 13-2. Vediamo sponda lunga corta per Cenci a risalire. Bel punto. Vediamo il capitano del Magnum, ora ultima biglia ce l'ha lui, sempre sponda lunga, corta, sembra buona la biglia, si inserisce tra palli, sposta il pallino, quindi ci sarà, penso, una rossa in accosto. Vediamo se uno o due, vediamo quanti punti segnano, 4, quindi erano 2, quindi il parziale 6-2 e ora vedremo Pedini alla bocciata. Nell'altro biliardo non inquadrato vi dico che il parziale è sempre 8-0 a favore della Casa Rossa. No, bocciata di Pedini non porta nulla, se rimane così. Tiro d'effetto intanto a sinistra di Magnani, 4 sponde, però tocca la bianca e quindi ci sono due biglie bianche, tutte e due vicine al pallino, lui è l'ultima, ultima biglia, sempre una biglia d'effetto per Magnani, sempre 4 sponde. Stavolta dovrebbe essere riuscito comunque a prenderselo perché ha spostato la bianca, anche se ha fatto un gesto non molto soddisfatto, forse ha usato tutte le biglie. Vediamo, anche Mondaini esegue un tiro ad effetto, vediamo con l'ultima biglia ora. Con l'ultima biglia tenta un realizzo, quindi nulla di fatto, non riesce a prendere la rossa, quindi avrà solo 2 punti d'accosto, si porta a 15-2. Mentre a destra, pallino in accosto alla rossa, vediamo Cenci, tira un 2 sponde interne, bocciata intanto, bel punto preso da Cenci, bravo. Tanto niente, la bocciata di Mondaini non porta nulla, si rimane 15-2. Andiamo a vedere un attimo anche l'altra partita singolo, se no diranno che li ho abbandonati. Purtroppo è un po' nascosta dietro la colonna. Vedete, ora il giocatore del Magnum è passato in vantaggio, 10-8. Ha spostato la rossa e mi è rimasto sempre un accosto alla rossa perché la sua bianca sta lontana, quindi terza biglia per lui ora, mentre l'avversario ne ha giocato solamente una, non si vede la biglia bianca ma ve lo dico io che una è nascosta dietro la colonna. Intanto qui a sinistra terminate le biglie rosse, la coppia del Magnum, l'ultima biglia bianca nel male di Cenci. Sponda corta, lunga. E ha toccato leggermente il pallino, mi sa che l'ha mandato verso la rossa. È rimasto rosso, un punto rosso, quindi 2 punti e la coppia del Magnum sale a 8-2 e Pedini torna alla bocciata. Stavolta qualcosa arriva, se continua ad avvicinarsi, sì, arriva la fila centrale, 8 punti per loro, quindi 16-2.
Si è inserita tra pallino e bianca la biglia di Pedini, quindi punto conquistato da lui. Intanto a destra cancellieri tiro ad effetto, quattro sponde, alza e ragazzi, ci sono 10 punti di colore lì se non sbaglio, vediamo. Cancellieri segna quei punti, bravo, esatto, 10 punti, quindi si riporta in vantaggio 18-10. Vediamo la bocciata di Cancellieri. Nulla di fatto, ci rimane così 18-10. Bravo Giuliano. Quindi ripiroghiamo i parziali, partita di destra singolo conduce Casarossa 18-10, partita a coppie conduce il Magnum 16-2, nell'altra partita singolo invece conduce il Casarossa per 15-10. È capitano qui dell'SD Magnum, sposta il pallino in accosto all'altra rossa. Bravo, bravo Cinci. Ci sono 3 biglie bianche in accosto, quindi 6 punti e la coppia del gruppo sportivo San Marinese si porta a 8 e vediamo la bocciata di Marini, parziale 16-8. Nulla di fatto, si rimane così 16-8. Tanto a destra vediamo un tiro ad effetto di Clementi che riesce a spostare la rossa, la allontana, quindi rimangono 3 biglie bianche vicino al pallino. Mamma mia, ha sfiorato il castello. Non era proprio questa la direzione che Pedini voleva imprimere alla biglia, ma punto preso. Tanto non inquadrato, abbiamo visto una bocciata di Mondaini, 6 punti per lui e quindi si è portato a 23 contro i 10 dell'avversario, 23-10. Siamo al tiro di Mondaini, bravissimo ragazzi, si guadagna 6 punti, si porta 29-10. Magnani sembrava fosse andato in accosto, ma in realtà la sua biglia è più distante, quindi deve tirare terza biglia. Intanto Cinci, un bel punto conquistato. Magnani sposta il pallino, quindi punto suo. Mondaini tira proprio sopra il pallino e murato. Punto in accosto bianco ora. Andiamo a destra Pedini, due sponde interne, sponda lunga e corta. Tocca la propria rossa lungo la traiettoria, quindi viene modificato.
traiettoria e nulla di fatto, si deve giocare l'ultima biglia ad opera del capitano. Anche lui, stesso tiro del compagno di coppia, ma forse io, da dove sono io il pallino non si vede, quindi non so la distanza che ci sia tra pallino e bianca e rossa, però penso sia rossa, vedendo come come Cenci si sta preparando. Tanto ragazzi, Mondaini si è portato a 31-10 e sta bocciando questa 2, quindi si porta 33-10, ma vediamo l'ultima biglia di Cenci. No, purtroppo la sua tocca, ma è rimasto rosso, quindi due biglie, una biglia, cioè due punti per il Magnum, che si porta 18-8 e Pedini torna alla bocciata. Intanto nell'altra partita non inquadrata, vediamolo un attimo, abbiamo il giocatore della Casa Rossa che conduce 30-10, Cancellieri. La bocciata di Pedini stavolta porta 6 punti, quindi 24-8. Quadrato, vi dico che Mondaini ha effettuato un calcio e si è conquistato 3 punti, si è portato 4 a 36, 36-10. No, il cancelliere è rimasto distante e deve giocarsi l'ultima biglia, mentre l'avversario ne ha giocate solo 2. Quindi ultima biglia rossa per Cancellieri della Casa Rossa. Vediamo. Questa sembra buona. Sì, punto conquistato. Allora lì c'è un attimo di pausa, allora vediamo il tiro di qua. Mondaini alza il pallino verso la sponda con l'ultima biglia. E vediamo se Magnani riesce ad abbassare quel pallino, magari farlo passare con un calcio attraverso il castello, volendo. Vedete, mo la direzione era quella. Che sfortuna però, è passato a fianco castello senza colpo ferire. Niente. Intanto qua, scusate, vi faccio vedere Clementi. All'ultima biglia da giocare, ancora punto rosso, eh? Un groviglio di biglie lì, nella parte bassa del biliardo. Vediamo, ultima biglia per lui. È riuscito, sì. Oh, questo qui è riuscito. Ciao Andrea Stupicci. Salutiamo Andrea Stupicci. Intanto vediamo Clementi, quindi 2 punti per lui, 12, parziale 30-12. E la bocciata di Clementi non può essere effettuata, ma posiziona bene il pallino. Anche questa qui è un'abilità, posizionare il pallino al punto giusto, e poteva recuperare un po' di gap dall'avversario, ma purtroppo non può farlo, quindi si limita ad andare all'accosto. Vediamo la bocciata di Magnani, che sembra buona, ma il pallino non si avvicina. Ha continuato a viaggiare imperterrito in verticale senza colpo ferire, quindi si rimane così. Il parziale qui è 36-14 per Mondaini su Magnani. Andiamo a destra, tornano alla bocciata i giocatori del Magnum, parziale 26-8 a loro favore. E
ricordiamo che questo è il primo turno di questa prima giornata del campionato WISP Rimini. Serie B, girone B. Ci picchia. Rimpallo con la propria biglia per Pedini e nulla di fatto. 26-8 rimane il parziale. Diamo un tiro d'effetto di Magnani. Tre sponde, bravo, si porta via il pallino, allontana la bianca. Era la terza biglia, eh? Questa è la seconda invece per Mondaini. Sponda corta, lunga, risalire. Tocca la rossa, ma mi sa che sia rimasto rosso, eh? Eh sì, è rimasto punto rosso, ragazzi. Si deve giocare anche la terza biglia, Mondaini. Un caro saluto anche a Mauro Zama che ci sta guardando da casa. Spero le cose vadano bene lì per voi. Magnani tocca la propria rossa, ma è un po' distante dal pallino. Andiamo all'ultima biglia di questa mano di gioco ad opera di Mondaini. Intanto piede destra Cinci si è messo in accosto e Mondaini si riappropria del pallino, si riporta alla bocciata. Abbiamo due punti per lui d'accosto, quindi 38, il parziale 38-14. Che sembra buona, due di prima passata e altri due di seconda passata, quindi 4 punti, si porta a 42-14. Qui a destra invece abbiamo i due giocatori del Magnum che stanno studiando la situazione. Questa è l'ultima biglia loro, il punto l'hanno preso, ma purtroppo per loro, io dico, hanno altre due biglie bianche da giocare i giocatori della Casa Rossa. Poi facciamo un grande saluto anche a Fortunato Crescio da Sassari che ci sta seguendo. Diamo Emanuele Marini, alza il pallino verso la sponda e ora qui ragazzi si lavora bene, si fanno 6 punti di colore, eh? Non glielo fanno neanche tirare, glielo concedono perché hanno visto che la possibilità di crearli c'era il 100%, quindi 6 punti, salgono a 14, quindi parziale Casa Rossa 14, Magnum 26. Abbiamo la bocciata a destra di Clementi, guardiamolo un attimo, bocciata stavolta ok, 4 punti per lui, ne aveva 18, aspettate però, aspettate perché ancora non ha finito di girare quel pallino. No, si ferma così, ok. Quindi si porta 22, parziale 22-32, ha recuperato un po' di distanza il giocatore del Magnum rispetto a Cancellieri, solo 10 punti separano ora i due giocatori. Vi posso dire che nell'altra partita singola Magnani ha l'ultima biglia da giocare per prendersi il punto, perché Mondaini ha terminato tutte le biglie, quindi avremo la bocciata di Magnani tra poco. 16 punti per lui contro i 42 di Mondaini. Ci picchia, un altro rimpallo, dove va quella biglia? Fermo, ha rischiato, niente, si rimane così, 42-16.
Vediamo qui l'ultima biglia di Marini e non riesce a prendere il punto, purtroppo per i due giocatori della Casa Rossa, sempre punto degli avversari, e hanno due biglie da giocare ancora. Potrebbero scegliere o aumentare l'accosto o andare all'attacco di quella biglia bianca che è sopra il castello. Vediamo il capitano del Magnum cosa decide di fare. Attacco alla bianca, però purtroppo per lui non passa attraverso il castello. A questo punto non lo tirano neanche l'ultima, dichiarano che gli basta una biglia, quindi due punti salgono a 28. 28 a 14. Vediamo la bocciata di Pedini. Nulla di fatto. Smorfie del giocatore che non riesce a cogliere punti in sede di bocciata. Andiamo intanto Mondaini, avversario terminato le biglie. Mondaini chiamato Cico dagli amici. Ragazzi, tre biglie in accosto per Mondaini, quindi 6 punti, si porta a 48. 48 a 16. E va la bocciata. Bocciata ottima per lui, 8 punti e quindi 56. 56 a 16, comincia il vantaggio ad essere abbastanza notevole, 50 punti, scusate 40 punti volevo dire, quindi l'avversario deve lavorare parecchio. Tanto vediamo qua a destra, perché abbiamo Clementi che si conquista 4 punti, si è andato giù solo un bianco, un birillo. Qui Clementi ha la possibilità di riprendere l'avversario. Clementi non inquadrato, ma si è portato dietro per controllare la situazione. Vediamo un po'. Tanto qui a sinistra abbiamo Cenci che si porta in accosto. E ora hanno due biglie da giocare, una il capitano e poi l'ultima, penso ce l'abbia ancora Cenci. Vediamo un po'. De Angeli si è posizionato a punto, quindi ultima sì, ce l'ha Cenci in mano. Allora a destra Clementi e Cancellieri stanno controllando le biglie in accosto, evidentemente c'è qualcosa che per loro ancora non è chiaro. Facciamo una misurazione. Se non si è sicuri. Ancora l'ultima biglia da tirare. Quindi a questo punto alza, allontana le biglie e sono due biglie bianche in accosto. Quindi 4 punti e poi forse deve ancora segnare i punti di prima. Vediamo. E infatti, vedete, erano 3 punti, sì. Quindi 4 e 3, 7, ragazzi. 32, 32. E intanto non è inquadrato, vi posso dire che Mondaini, bocciando, si è conquistato altri 8 punti, era a 60 con i punti d'accosto, quindi si porta a 68 a 16. Diamo Pedini qui alla bocciata e poi avremo la bocciata di Clementi.
Aia, niente da fare, rimane così. Vediamo Clementi a destra. La portata di Clemente non porta nulla, quindi si rimane 32-32, perfetta parità qui. Intanto Magnani invece qui per il Magnum. Vediamo un po' se erano di calcio o di prima, che non ho visto, era uno, quindi tre punti di calcio, si è portato a 19, parziale 68-19. Bravo Marini, buon punto si è conquistato. A sinistra, ultima biglia per Mondaini in questa mano di gioco. Poi ne avrà un altro l'avversario. Riesce a conquistarsi il punto lasciando pallino e biglia bianca attaccati alla sponda superiore. Ve lo faccio vedere, scusate perché non si vedeva. Ecco così. È rimasto bianco ragazzi, quindi due punti, va a 70. Mandaini va alla bocciata, 70 punti e la possibilità di chiudere la partita, vediamo, rimaniamo qua. Vediamo anche a destra che capitano del Magnum con l'ultima biglia non riesce. 8 punti per Mondaini, sempre più vicino alla meta, 78-19. Ha fatto veramente un'ottima partita Mondaini, sia nascosto sia per quel che riguarda la bocciata. Pensavo che la biglia rossa andasse nel castello. Non è bello chiudere la partita con l'errore dell'avversario, quindi per fortuna diciamo, Magnani non ha donato nulla in questo caso. Dividiamo a destra, il punto è bianco. Centi tenta un calcio alla rossa, no, non riesce a farlo passare attraverso il castello, quindi hanno due biglie bianche da costo, 4 punti, e due giocatori della casa rossa salgono a 18-18 contro i 30 della coppia avversaria, la coppia qui di casa. Abbiamo imbocciata due giocatori, tutti e due della casa rossa, vediamoli, Marini e Cancellieri. Cancellieri aveva 34, sono in perfetta parità e nessuno dei due conquista punti di bocciata, quindi 34-34 partita singola a destra, 18-30 partita di coppia a favore della Magnum. Ma seguiamo qua perché la partita singolo di Mondaini ormai dovrebbe essere agli sgoccioli. Terminate però le biglie Mondaini, ora ne ha due da giocare. Ecco, vedete. È andata bene ragazzi, per lui. Pensavo che andasse con la propria biglia nel castello, invece no. Deve segnarsi di quei punti ancora Magnani. Due punti, abbiamo 6 punti per Magnani, i 4 di bocciata che abbiamo visto prima e i 2 di accosto, quindi 25 punti per lui, 78-25. Cenci riesce ad alzare il pallino verso l'altra bianca, punto conquistato, e purtroppo non può effettuare la bocciata. Magnani non ha posizionato bene il pallino, ci picchia, era il caso di aggiungere qualche punto
rimane purtroppo a 25. E De Angeli qui non riesce a conquistarsi l'accosto e quindi si deve giocare anche la terza biglia. Mondaini allontana la rossa, quindi vedete il punto, guardate, ve lo faccio vedere bene, perché sennò il biliardo fatica se non si vede per intero. E Magnani si abbassa il pallino, l'idea sicuramente era di indirizzarlo verso il castello, niente di fatto. Ora Mondaini si limiterà ad accostarsi. Il punto lo prende, Magnani rimane però distanziato dal pallino. Clementi intanto nella partita singola non inquadrato, posso dire che si è conquistato 8 punti con un calcio, si è portato a 42 contro i 34 dell'avversario. Niente, qui Mondaini non riesce a prendersi la posta. Ultima biglia. Si sono portati a 37 i giocatori del Magnum e Pedini torna alla bocciata. 37 contro i 18. Vediamo l'ultima biglia di Mondaini. La bocciata di Pedini colpisce, 8 punti si portano quindi a 45-18 e Magnani torna alla bocciata, vediamo se questa volta posiziona bene il pallino e conquista qualcosa in bocciata. Allora sono due biglie, erano quindi 4 punti, 29 per lui contro i 78 di Mondaini. Rimpallo, ma per fortuna non riesce a conquistare comunque 6 punti, quindi 35, 78-35 sempre per Mondaini su Magnani. De Angeli, terza biglia per lui. Oh, bella la biglia che ha tirato Magnani. Gli rende poco, abbatte solo un birillo bianco. Quindi 38 per lui, 78-38. 40 punti ancora di vantaggio per Mondaini. Cristian Nencioni, mi dispiace ma Armandino Donati non è qui con noi stasera. In queste ultime due mani di Mondaini è mancato un pochino in sede di accosto, vediamo se riesce con questa a chiudere un po' tutto, vediamo se riesce a colpire, no, abbassa, allontana la rossa. Un punto se l'ho conquistato, ora ne ha un'altra però, Magnani. Vediamo. Intanto a destra tre biglie bianche in accosto. Vediamo la quarta biglia tirata da Cinci. Se riesce a mettersi bene, se si ferma. Ragazzi, ci sono 10 punti di colore, bravo. Sì, quando si conquistano 10 punti di colore è finita la partita, intanto sinistra ci picchia perché
ha posizionato in accosto l'ultima biglia Mondaini, quindi 80-38, primo punto conquistato dalla Casa Rossa. Quindi adesso ci spostiamo qua. Intanto due punti di bocciata per Marini, e quindi la coppia della Casa Rossa si è portata a 30-45. Parziali, vedete, 45-30 a favore del Magnum, a destra 44-42 a favore della Casa Rossa. Sponda corta lunga a risalire per Marini. Aia, che dolore! Dolore. Purtroppo 8 punti donati agli avversari che salgono a 53-30, e succede. Avete visto Clementi invece che ha battuto uno o due bianchi, forse uno l'ha fatto cadere lui, non so se era caduto. Il punto è rimasto sempre rosso di Cancellieri, non ci sta quel birillo bianco, quindi si posizionerà sulla sponda. Erano due, quindi 6 punti si è portato in vantaggio di nuovo Clementi, 48-44. Mamma mia, bisogna mettermene uno di queste biglie bianche, altrimenti hanno 10 punti di colore già pronti lì sul panno verde i due giocatori della coppia del Magnum. Vediamo un po' Cenci cosa deciderà di fare. Questa è stata una mano molto pesante per i due giocatori della Casa Rossa, perché 8 punti donati e poi adesso rimane 3 biglie da giocare ai giocatori. È rimasto punto rosso, mi sa, ragazzi. A destra invece non vedo tutte le biglie giocate, ma credo 3 biglie giocate dal Magnum e 2 dalla Casa Rossa. Ha battuto un birillo con la propria biglia, quindi dona 3 punti all'avversario, credo. Ah no. No, l'ha conquistato lui, 51, si è portato 51-44 Clementi della Casa Rossa. Punto è rosso in questo momento. Ah, ecco, vedi. Ho sbagliato. L'avevamo cancellire la boccia, ha segnato 4 punti, quindi 48. Cancellieri va alla bocciata, 48 punti per lui contro i 51 di Clementi. Nulla di fatto, si rimane così. Bravo, Stefano.
ha tentato di realizzare un calcio pedini, ma niente, sono rimasti quindi i due punti d'accosto, 55 per la coppia di casa, pedini alla bocciata, 55-33 il parziale. E ricordiamo che la prima partita è stata vinta dalla Casa Rossa ad opera di Mondaini su Magnani. Due punti, e quindi 57-33. Clementi ha allontanato la biglia rossa, quindi punto bianco, due sponde interne per Cancellieri che punta dritto verso il pallino, lo tocca, lo alza, lo abbassa la sponda inferiore, però c'è spazio tra pallino e rossa. Tanto qui a sinistra vediamo Marini che abbassa il pallino verso l'altra propria bianca, punto conquistato, quindi due sponde interne che per capitano del Magnum che abbassa il pallino ulteriormente, punto riconquistato. Vediamo Cinci, due sponde esterne a risalire. Bravo. Preciso, attaccato al pallino. Andiamo a destra, l'ultima biglia per Clementi. E De Angeli sposta il pallino, ha spostato anche la bianca, ma penso sia rimasto punto bianco. Perché in effetti vedete che Cinci sta consigliando di a se stesso tirare un calcio a quella rossa, vediamo un po'. Intanto adesso abbiamo Clementi alla bocciata, no, non riesce intanto Cinci a indirizzare il pallino, quindi ci saranno solo i punti d'accosto. Intanto Clementi sta bocciando, 53-48 il parziale, 53 per lui. No, non ci credo, non l'ha messo buono neanche stavolta. Ragazzi, a volte si lascia il pallino magari così un po', non con leggerezza, ma però convinti di far bene. Invece bisogna fare attenzione perché è un atto di abilità anche quello di posizionare il pallino. La bocciata di Marini non porta a nulla, quindi il parziale rimane 35 per la Casa Rossa, 57 il Magnum. Ricordiamo che questo è il primo turno. Il parziale finora una partita a favore della Casa Rossa. E ora le due partite che si stanno svolgendo, vedete, sono tutte e due a favore del Magnum. Qui abbiamo avuto diverse bocciate, sia da parte di Pedini che da parte dei Marini, che non hanno dato esiti positivi, altrimenti la partita forse sarebbe stata anche molto più avanti nei punti. Considerando che la partita arriva a 70 punti questa coppia e a 57 il Magnum. È riuscita ad arrivare in accosto, anche se non è molto soddisfatto della posizione della propria biglia, perché potrebbe essere soggetto di attacco da parte dell'avversario, che invece punta ad abbassare il pallino alla sponda inferiore, e in questa maniera la costa se lo riprende subito De Angeli.
purtroppo nel biliardo a fianco il gioco si sta sviluppando tutto nella parte alta del biliardo, quindi mi dispiace che non lo potete vedere, però vi dico che la costa in questo momento è bianco, è terminato tutte le biglie, il giocatore del Magnum, ora Cancellieri ha spostato il pallino ma è rimasto sempre vicino alla sponda in accosto alle bianche. Vediamo la prossima biglia se per lui ha un effetto migliore. Sì, è riuscito, quindi andrà alla bocciata. Cancellieri, 50 punti per lui contro i 53 dell'avversario. E stavolta colpisce Cancellieri, 8 punti per lui, cade la fila centrale e quindi si porta a 58, 58 a 53. Ah, stavolta la biglia di Cinci non è arrivata bene, ha avvicinato ancora di più il pallino, la biglia rossa al pallino. Bravo, stavolta è riuscito a toccare, spizzicare quella rossa, mandarla via. Ora due biglie da giocare per i giocatori della casa rossa e vediamo, scusate, del Magnum, e vediamo un po'. Vediamo pedini, se arriva questa. Non è mica arrivata? Non credo sia arrivata, è rimasto bianco ancora, eh? Ragazzi, si è conquistato 8 punti, il giocatore della Magnum si è portato a 61, Clementi 61 contro i 58, e invece qui a sinistra 62 punti si è portato Pedini. Ragazzi, questa bocciata potrebbe chiudere la partita. Salutiamo Paolo Piselli. E buona partita anche a voi. Si avvicina, sto pallino si avvicina. 2. E quindi 64. Intanto ragazzi, Cancellieri si è conquistato 8 punti e si è portato 66 61. La partita, quella di destra, che ha un continuo cambio al vertice, a volte guida Clementi, a volte guida Cancellieri, sono due giocatori che si equivalgono. Eh no, questo è stretto, avvicinerà ancora di più il pallino alla bianca, niente da fare. Quindi terza biglia ora per De Angeli. Wow ragazzi, qui Cancellieri sta macinando punti. Veramente era l'avversario, non era Cancellieri, scusatemi. Pensavo fosse lui, invece si è portata a 69. Clementi, 69-66.
salutiamo anche Bruno Lusa che ci sta seguendo da Faenza. Ci vediamo domenica, Bruno? Domenica abbiamo una bella gara alla CA del Vento. C'è la tua squadra in campo. Ma vediamo la bocciata di Clementi a destra, che con 69 ragazzi ha in mano la bocciata per vincere la partita, Fa 8 ragazzi, bisogna aspettare, mettere sui birilli quando gira ancora il pallino, che non si sa mai. Comunque con questi 8 si porta a 77, 77 a 66, boccia di rimessa però, mamma mia, perché ha chiuso gli occhi? Fatto perché ha fatto quello che i giocatori non amano fare, crearsi dei punti in questo modo. Si è portata a 72 il punto, è ancora dell'avversario, quindi dovrà, ragazzi, Marini è bucciato di nuovo, purtroppo per lui, dai, arrivano due punti, forse, no, si è rifiutato il pallino, si è fermato lì, quindi il parziale 37 a 64, la partita a coppia. Pedini si è reso conto che ha lasciato quella biglia, ma non ha impresso la biglia, la direzione proprio esatta, quindi nulla da fare. Si sta guardando perché comunque la distanza tra pallino, biglia e rossa, è bianco ragazzi, è bianco, e quindi hanno qualche dubbio, invece stanno misurando, perché effettivamente la rossa è in linea con la riga centrale, la bianca è leggermente più in alto rispetto a loro che giocano, quindi vediamo adesso, Vediamo, Pedini sta effettuando la misurazione. È rosso, ragazzi. È rosso, quindi Arini dovrà tirare la seconda biglia. Intanto a destra abbiamo Clementi, sponda corta lunga per abbassare il pallino. Lo abbassa, ma la sua va dalla parte opposta e rimane quindi punto sempre di Cancellieri. Parziale lì è 77 per Clementi, 72 Cancellieri. Dai, bella biglia questa di Marini, che ha messo la propria biglia a fianco del pallino sotto Castello, una posizione che se qualcuno avesse voglia di realizzare da sotto, guarda mo, si prepara Pedina all'attacco, pronti? Eccolo, dice lui, eccolo dico anch'io, perché invece di arrivare sotto purtroppo e tornare su a colpire, ha colpito di prima ma con la propria biglia, e quindi ha donato 6 punti alla coppia della Casa Rossa. 43 per loro, 64-43. Biliardo di destra invece punto rosso di Cancellieri, e Clementi che ha l'ultima biglia da tirare, perché una non la vedete mai dietro la colonna, quindi quella che sta tirando è l'ultima biglia per Clementi. Cenci all'accosto, è riuscito a prenderlo, ma Cinci ha fatto un gesto alla biglia come dire, oh, se non andavi lì te la facevo pagare. Guarda, ero convinta che andasse in buca quella biglia bianca, e anche De Angeli guardava la bianca, ma è rimasta proprio lì. Il punto però l'ha preso,
Ora vediamo l'ultima biglia bianca d'opera di Cenci, sempre. Bravo, bravo. Nascosto questo Cenci, non è male per niente. Ragazzi, adesso hanno terminato le biglie Clementi, il punto è ancora rosso e ultima biglia di Cancellieri e mi dà l'idea che anche se non la vedo dia l'attacco, ragazzi. Non è riuscito a mandarla in castello, altrimenti avrebbe realizzato qualcosa Cancellieri. Quindi avrà i due punti da costo, 74, e abbiamo la bocciata ora che può essere per Cancellieri la bocciata per chiudere la partita. Intanto qui a sinistra invece si sta guardando proprio di fino perché, ma vediamo Cancellieri. Ragazzi, Cancellieri chiude in strabellezza. 10 punti per lui, 82, anzi 84, perché mancavano i due d'accosto, 84-77. E questo è il secondo punto per la Casa Rossa, 2-0. Qua si misura, mamma mia ragazzi. Vi ricordo che siamo in diretta dall'SD Magnum e questa è la prima giornata di campionato, il campionato WISP 2023-24. Due squadre che fanno parte della Serie B, Girone B, l'SD Magnum appunto, la squadra di casa e la Casa Rossa che è di Murata, Repubblica di San Marino. Noi veniamo da San Marino. È un piacere ricominciare questo campionato con tante squadre anche quest'anno. Sto ridendo perché questa misurazione è abbastanza lunga, intanto dà la possibilità ai giocatori di fare due chiacchiere, vedete un po', no? Anche qui tra il pubblico che è presente qui nella sala dell'SD Magnum c'è chiacchiericcio, intanto chi si aspetta. Era rosso ragazzi, due punti quindi 66, era rosso proprio per un pelo. Vediamo Pedini, ha in mano la possibilità di chiudere la partita. Ultime bocciate, qualche punto aveva conquistato, quindi vediamo. 66-43. E gli fa uno sberleffo al pallino perché non ottiene nulla a Pedini, quindi niente da fare. Rimane la biglia rossa lassù, pronta a un possibile attacco, oppure si va all'accosto. Vediamo cosa decide Marini. Accosto. Buona, scalza via la bianca, ne prende il posto, bravo, cambio biglia, perfetto. Bravo,
Bravo Cince, abbassa il pallino, quindi Costo bianco in questo momento. È andato bene De Angeli, perché avrebbe potuto mandare la propria biglia nel castello e donare punti agli avversari, quindi questa volta gli è andata bene. Vediamo se si ferma. Sì, il punto l'ha preso, però ha finito le biglie, ragazzi, ne hanno due ora il giocatore della Casa Rossa. Ah, è stretta, è passata proprio in mezzo. Adesso bisogna andare di precisione lì, eh? Bisogna andare di precisione, perché altrimenti vanno alla bocciata gli avversari e con 68 la vedo dura dopo. Cinci, tutto nelle tue mani. No, niente da fare, ragazzi. 68, Pedini ha di nuovo la possibilità di chiudere. E Pedini c'è, stavolta c'è. E quindi due punti, proprio i due che servivano per chiudere la partita, e quindi il primo turno termina 2-1 a favore della Casa Rossa sul Magnum. Ok, ora vi saluto e ci vediamo dopo per il secondo turno. Ciao da Patrizia. Ciao.